siamo qui ad Alba Adriatica in compagnia del sindaco, la signora Antonietta Casciotti. Bellissimo evento di Enrico Brignano. Un'ora sola ti vorrei. Cosa ne pensa di questo evento? Allora, innanzitutto Enrico Brignano per noi è un ritorno, perché è stato già nella nostra città intorno agli anni 2000, quindi in quell'epoca, e siamo felicissimi, quindi la città accoglie questo evento, lo ha atteso come tutti i turisti, del resto lo abbiamo anticipato, quindi il titolo Un'ora sola ti vorrei è il desiderio che abbiamo avuto di averlo in questo tour, che si concluderà il 15 settembre all'Arena di Verona. È un artista di cui non è necessario parlare, perché è amato dagli italiani, è conosciuto, suscita il nostro sorriso, ridiamo insieme a noi, parla della quotidianità, dei vizi e delle virtù di noi italiani, quindi nella sua, diciamo, teatralità, comicità, mimica, ci riconosciamo un po' tutti, ed è forse per questo che lo amiamo tanto. Concordo pienamente. Enrico Brignano, con la sua simpatia, positività, la verve ha conquistato tutti. Quindi la ripartenza dopo un'annata molto molto difficile. Ecco, qual è la sua opinione? Cosa ne pensa di questo tentativo che sta facendo l'Italia comunque di riprendersi dopo un anno molto molto difficile? È l'attesa di tutti gli italiani, quelli di riacquistare la quotidianità e la socialità nella sua semplicità. E per noi questa è stata l'estate della rinascita, ed il fatto appunto che abbiamo promosso tutti questi eventi, soprattutto quelli culturali e teatrali, che hanno consentito un rapporto diretto con il pubblico che tanto ci mancava, su questa cosa noi ci abbiamo scommesso, e siamo felici che tutto il mondo della cultura, il mondo dell'arte, gli artisti, la musica abbiano questa possibilità. Siamo ripartiti, non ci dobbiamo giocare questa possibilità, quindi essere accorti, essere prudenti è un imperativo, ed è sicuramente una responsabilità personale alla quale dobbiamo tutti adempiere. Quindi ci godiamo questa serata con il sorriso sulle labbra, con questo rapporto diretto che nella comicità è fondamentale, e augurandoci che non sia solamente l'estate della ripresa, ma sia il periodo, insomma, verso un futuro che ci aspetta sicuramente più positivo. Ce lo auguriamo tutti, perché l'Italia ne ha bisogno, il mondo dell'arte, della cultura, gli artisti ne hanno bisogno, ma soprattutto, ecco, il cittadino che si alza ogni mattina per andare al lavoro e per affrontare la sua giornata ne ha bisogno. È una serata magica, chiudiamo la stagione con un artista importante che abbiamo fortemente voluto, dopo una giornata un attimino di tensione per le condizioni meteo, però ringraziando Dio stasera siamo qui, una bella serata, c'è tanta gente, e mi sento sereno e soddisfatto, perché diciamo anche stasera riusciamo ad offrire uno spettacolo di prima fascia a quelli che sono gli ospiti e i cittadini di Alba Adriatica, quindi c'è molta soddisfazione. Per quanto riguarda l'estate, è stata una bellissima estate, gli operatori sono soddisfatti, diciamo anche noi che abbiamo fatto degli sforzi mirati per rendere la stagione migliore, diciamo, sono dei messaggi che sono arrivati, quindi c'è soddisfazione anche per aver accolto tanti tanti turisti ed aver dato un momento di spensieratezza a tutti quanti, ecco. Ce ne voleva, c'era bisogno. Quindi lei come vede questa situazione, cosa pensa? Assolutamente, c'è voglia di riprendere quella che era la normalità che avevamo fino a qualche mese fa, diciamo un anno fa all'incirca. Siamo sulla buona strada.
c'è voglia anche da parte di coloro che lavorano nei vari settori, che sono non solo del turismo ma anche dell'economia parallela, quindi l'italiano, come si dice, bene o male è sempre ottimista e riesce sempre a tirare fuori l'asso dalla manica, ecco. Io sono moderatamente ottimista che la cosa possa riprendere nella giusta direzione. È chiaro, bisogna comunque fare attenzione, non bisogna abbassare la guardia e bisogna continuare a, diciamo, ad avere un tenore di vita un attimino attento, un po' di precauzioni ci vogliono sempre. E speriamo che sia una serata che possa essere ricordata da qui a qualche anno come una bellissima serata per tutti. Grazie. Il pediatra ha detto di no. Il pediatra è il terzo incomodo che è entrato nella mia vita di coppia da 5 anni. E il pediatra, non un amante. Dice, sei entrato Brad Pitt, no, Cooper, Bradley Cooper, cazzo, Bradley Cooper, niente, è il pediatra, arto così pelato, una figura mitologica, mezzo uomo e mezzo stronzo, quello che dice, voi bisogna obbedire, noi dobbiamo rispetto al pediatra, noi a casa abbiamo levato la foto del Papa, abbiamo messo la foto del pediatra con la frona di Parma benedetta. Esa es la música que yo entiendo por andar combatiendo el enemigo. Porque la música es necesaria por la libertad del pueblo. Es necesaria por la revolución. Sí. Bueno, porque estaba hablando, estaba no finiendo un discurso, una idea, ¿no? Pueblo de Cuba, yo le hablo con el corazón, la manita, yo le hablo con sinceridad, porque la música es necesaria por la nación cubana, porque necesita por la revolución de Panamá. ¡Mátame aquí de música! E una vez, due vezi, tre vezi, alzo! Ci vogliono canzoni moderne italiane, vere, fatti da italiani veri. Achille Lauro. Allora vestiamoci da Achille Lauro, a cazzo di cane con i tatuaggi, con gli occhi sfiratati, pippiamo la colla delle scarpe e andiamo stracciati come a Palazzo Madama. Rolls Royce! Non funzionerebbe, non credo funzioni. E poi, sinceramente, per fare la rivoluzione, noi dovremmo essere tanti. Noi popolo siamo pochissimi, pochi, siamo esigui. Diceva, però siete pur sempre 60 milioni noi italiani. Ma quando? Ma togli i bambini che stanno davanti alla TV a vedere Ucciuau, 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 i falsi invalidi, i deputati, i calabresi. In Italia siamo 4 gatti, solo 4 gatti, ma se noi fossimo più di 4 gatti, almeno 44 gatti in fila per 6 con il resto di 2, se noi fossimo centinaia, migliaia, centinaia di migliaia, se noi fossimo milioni, se noi fossimo miliardi come i cinesi, noi la sapremmo fare d'Italia, almeno per la nostra tournée. Complimenti veramente, siete 1000, come i famosi 1000, perché più di questi non potevano entrare, perché noi il protocollo è stato chiaro, non più di 1000, perché il teatro è pericoloso.
perché se anziché teatro avessimo fatto un rave party potevamo entrare 10.000-15.000 senza nessuna autorizzazione, senza nessun tampone, potevamo infettarci a giocare, a tirarci gli scudi tranquillamente. Ma siccome facciamo il teatro è pericolosissimo. Anche se avessimo fatto una partita allo stadio potevamo essere 30-40.000, ma il teatro 1.000, non più di 1.000, perché il teatro è veramente pericoloso, altrimenti non c'è spiegazione alcuna, che non credo siano deficienti, no? Ti pare che sono deficienti? Ma no! Perché è pericoloso, che la gente ridendo si infetta. Quindi non dovete ridere, anzi io vi esorto a dire quanto riso, quante gente ho infettato, quindi io non preoccupo. Prendetevi le vostre responsabilità e la mucchina, perché la mucchina va presa, anche un goccetto di mucchina la sera fa digerire. Io la prendo prima il limoncello, adesso no, il limoncello sono dal gatto.